Il tiro e il gol. Troppa differenza, ancora più marcata a causa delle tante assenze, tutte pesanti, specie nel reparto arretrato, privo dei centrali titolari Speranza, Piacentini e Caidi. Tanta buona volontà, ma anche due autentici cadeau che il Pordenone sfrutta col cinismo tipico della capolista, anche se il raddoppio va sottolineato a prescindere dalla topica di Lewandowski e viziato dal chiaro fuorigioco di Candellone. I due tecnici, Maurizi e Tesser. Sicuramente sono state due incertezze importanti che hanno determinato il risultato e che hanno condizionato anche il nostro buon avvio. E anche voi dire, abbiamo avuto un buon avvio, abbiamo calciato molte volte in porta, sembravamo in una serata buona, poi squadra aggressiva soprattutto. Sì, eravamo molto aggressivi, poi siamo con gli episodi ci abbiamo messo un po' a rientrare in partita, poi il secondo tempo comunque è stato meglio. È stato giocato, sì, è stato giocato di gran carriera, ma dovevamo trovare anche noi un episodio, ma non c'è stato. Tesser, troppa differenza tra le due squadre del primo tempo, poi però nella ripresa non l'avete chiusa rischiando qualcosina. Sì, rischiando qualcosina in una partita, come ha detto lei, che oggi i miei hanno interpretato molto bene, sono i bravi, diciamo che il risultato perfetto sia il 2-0. Poi c'era la consapevolezza che il termine era molto rimaneggiato, e questo lo dico tranquillamente perché è una squadra temibile, forte, e venire a giocare qui non è semplice. E direi che nel primo tempo, come ha detto lei, c'era il secondo, abbiamo avuto anche le occasioni per fare qualcosa prima che loro non abbiano mai tirato in porta. Il secondo tempo è stato più equilibrato, chiaramente, si sono sbilanciati anche un po' di più, hanno avuto più situazioni da poterci creare qualche pericolo. La rete annullata poteva riaprire una partita che avrebbe dovuto essere chiusa. Ranieri tra le linee, forse perché voleva optare per un maggiore palleggio lì in mezzo al campo. Proprio questo, sì. Sapevo che loro venivano qui con una squadra fisica, perché comunque chi gioca contro, hanno dei giocatori importanti, e quindi hanno tolto il trequartista classico come Berrettoni, hanno tolto Ciuria che è una punta agile, hanno messo due punte strutturate e Gavazzi tra le linee come trequarti per aumentare un po' aumentare ancora la fisicità, e noi abbiamo perso tutti quei duelli, li abbiamo persi tutti. 4-3-1-2, difesa inedita sulla tre quarti, appunto Ranieri, zona di campo che non si attaglia affatto le sue caratteristiche davanti Zecca e Piccioni. Nel Pordenone rientra il regista Burrai, in attacco Magnaghi e Candellone, Gavazzi a ridosso. Pronti via, Teramo aggressivo senza tuttavia procurare insidie a Bindi. Al decimo Misuraca dentro per Candellone, ingenuo Altobelli che spinge l'attaccante, non ha dubbi Amabile di Vicenza. Calcio di rigore, non benissimo Burrai, Lewandowski intuisce e sventa. Passano 8 minuti, cross di Semenzato, sponda di Magnaghi, Mantini in ritardo su Gavazzi, gelido faccia a faccia con Lewandowski, 1-0 Pordenone. Accusano sin troppo i biancorossi, altro pericolo al 28esimo, Celli spazza, quindi Bombaggi, Mancino in corsa, di poco al lato, il raddoppio al minuto 36, tutt'altro che irresistibile il tiro di Bombaggi. Lewandowski pasticcia, Candellone ringrazia, ma il classe 97, il settimo sigillo in campionato, parte da posizione irregolare. 2-0, punteggio in ghiaccio, ripresa. Dopo 5 minuti, fuori Ranieri, dentro Bacio Terracino. Gavazzi sfiora il 3, se la doppietta personale. All'11esimo spunto di De Grazia, destro dal limite, Bindi in due tempi. Di Renzo rileva Zecca. 14esimo, Bombaggi, gran sinistro, esterno della rete. Zenuni per Persia, cappa al posto di De Grazia, 4-2-4 e tutto per tutto. C'è la reazione al 29esimo, cross di Zenuni, spizzata di Di Renzo e volée vincente di Bacio Terracino, poco al di là però dei difensori ospiti. L'arbitro annulla su segnalazione del secondo assistente Severino di Campobasso. Il Teramo non demorde, 35esimo, bella giocata di Mantini che converge e conclude, vola Bindi, e da ultimo 41esimo ci prova Bacio Terracino senza fortuna. Finisce così 2-0 per la corazzata Pordenone, tuttora imbattuta in trasferta. Teramo in crisi di risultati, appena 3 punti nelle ultime 7 partite e dietro le altre si sono svegliate. Oggi per la prima volta mi lascia insoddisfatto anche
la rabbia agonistica, la trance agonistica che noi dobbiamo avere. Non siamo una squadra fisica, quindi quando la mettiamo sul palleggio va bene, quando gli altri la mettono da un punto di vista fisico soffriamo abbastanza. Oggi abbiamo sofferto troppo. Insomma, serve maggiore Vispugnandi. Serve maggiore? Forza caratteriale, insomma. Serve maggiore forza agonistica, serve maggiore impatto agonistico e non bisogna perdere tutti i duelli che abbiamo perso oggi. Fesser vuole tornare in B, che è il suo habitat. La mia carriera è stata prevalentemente lì, e sarebbe molto bello, però veramente strada molto lunga, deve stare con i piedi molto molto per terra, perché c'è questa consapevolezza in noi di dover lottare e sudare ogni partita, e ripeto, non sono i proclami che ci fanno vincere.